Ansa Voice. One message for the patriarchy. Burn. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, le 8 mars 2023? Parce que tous les jours, il est encore nécessaire de lutter pour les droits des femmes. L'8 marzo in tutto il mondo le donne hanno fatto sentire la loro voce contro la violenza di genere, perché i femminicidi continuano a prescindere dalla situazione economica e sociale del paese in cui vivono e dell'ambiente in cui nascono. Ce lo dimostrano i dati sui femminicidi in Italia, con una media di 1 ogni 3 giorni, e in Europa, con 4 donne uccise ogni giorno. Negli Stati Uniti poi l'emergenza è racchiusa in una percentuale. Di tutti i casi di femminicidio nei paesi ad alto reddito, il 70% si verifica in America. Ma davvero è impossibile cambiare le cose? Il modo c'è e lo dimostrano paesi come la Spagna e il Belgio. Benvenuti su Frida, il podcast dell'ANSA sulla violenza di genere, che in questa puntata vi porta in viaggio tra gli stati europei con le leggi più avanzate e quelli ancora troppo indietro, e oltreoceano, in un'America che non è un paese per donne. Un viaggio per dimostrare che dove sono state messe in campo leggi che puntano su un reale cambiamento culturale, con interventi sulla scuola, sulla parità nel lavoro e nella società, la formazione della polizia e un forte sostegno alle donne che decidono di denunciare, il cambiamento è possibile. Noi siamo Paola Tamborlini, caporedattrice aggiunta dell'ANSA, Enrica Di Battista, redattrice di ANSA.it, Valentina Brini, giornalista dell'ANSA da Bruxelles, Benedetta Guerrera, corrispondente dell'ANSA da Washington. Partiamo da quella che in giurisprudenza si chiama la fattispecie. Cosa si intende per il femminicidio? La risposta la facciamo dare a Michela Murgia, che durante la sua vita lo ha spiegato in più occasioni, con la sua ineguagliabile chiarezza, facendo una battaglia per far accettare un termine che fino a pochi anni fa veniva accolto con molta diffidenza. Femminicidio non ti dice che è morta una donna. Una donna assassinata in una rapina alla posta non è un femminicidio. Il femminicidio definisce la ragione per cui viene uccisa quella donna, cioè perché stava dentro una relazione con un uomo che la riteneva di sua proprietà, per cui non ci dice che è morta una donna, ci dice perché è morta una donna. Questo il significato, ma dal punto di vista giuridico il termine è considerato in modo diverso da Stato a Stato, in Europa come in America. C'è solo un paese, tra i membri dell'Unione Europea, che ha inserito nel codice penale la fattispecie di femminicidio ed è uno dei più piccoli, il Belgio. Ma non solo, ha approvato una legge organica considerata all'avanguardia. Ce ne parla Valentina, che ha intervistato la politica che più si è spesa per ottenere questo risultato. Considerando che il termine femminicidio risale al 1976, quando quasi 2000 attiviste e ricercatrici da tutto il mondo si incontrarono a Bruxelles per il primo tribunale internazionale sui crimini contro le donne, forse era inevitabile che il primo paese a introdurre la fattispecie nel codice penale fosse il Belgio. Da segretaria di Stato per l'uguaglianza, Marie-Coline Leroy, che di fatto equivale un po' alla nostra ministra per le pari opportunità, ci dice che tutto è nato grazie alle associazioni che hanno messo in luce come si trattasse di un fenomeno silenzioso celato dietro a una narrazione tossica dell'amore. La nuova legge belga, chiamata Stop Femminicide, riconosce il fenomeno in 4 dimensioni, il femminicidio intimo, non intimo, indiretto e l'omicidio basato sul genere. Ma ce lo facciamo spiegare direttamente dalle Leroy. C'era già in Belgio l'idea che il femminicidio non fosse sufficientemente conosciuto, riconosciuto come tale, che fosse un fenomeno un po' legato alla cronaca, come se si trattasse di casi eccezionali. Ma quando in un paese piccolo come il Belgio si registrano in media tra i 20 e i 25 femminicidi all'anno, è già una cifra molto, molto significativa e quindi non si tratta di cronaca. Molte associazioni ci hanno detto che si tratta di un meccanismo legato a copioni che si ripetono, cicli di violenza legati ad un sistema ancora di dominio, di patriarcato, in cui si pensa di poter considerare il proprio partner come se fosse una proprietà. E questo evidenzia che dietro all'omicidio c'era una relazione estremamente tossica.
Che cosa ha aiutato il Belgio a compiere il passo storico? Et donc forcément, c'est je pense un des éléments qui a été uno degli elementi importanti credo sia che avevamo già un piano nazionale per combattere la violenza di genere. Dal 2021 è stato rivisto e rielaborato, evidenziando la questione della violenza contro le donne e dunque l'agenda era già lì. Ciò che ci ha aiutato molto è stata anche la Convenzione di Istanbul, perché in definitiva siamo obbligati a seguirne gradualmente le raccomandazioni. Il punto focale è offrire migliore protezione, ascolto e supporto alle vittime che con questa legge hanno una serie di garanzie, per esempio quando si recano in commissariato per sporgere denuncia. La legge include la creazione di strumenti di gestione e analisi del rischio, per garantire che i magistrati, gli agenti di polizia che accolgono una vittima, che ascoltano le storie, possano analizzare il rischio, il livello di influenza di un aggressore, di controllo coercitivo, come si sta evolvendo la relazione e qual è il rischio. Consente inoltre alle associazioni che sostengono le donne vittime di violenza di comprendere meglio i cicli di violenza e i momenti pericolosi. Ad esempio, una donna decide di lasciare il partner perché la relazione è tossica e violenta. Sappiamo che c'è un periodo, il momento in cui se ne andrà, che è molto, molto delicato e pericoloso. Così può essere organizzato meglio. Le autorità belghe hanno poi pensato anche a un sistema di allarme con uno speciale strumento dato alle vittime, ovviamente all'insaputa dei partner violenti, che può essere attivato in caso di pericolo. È prevista anche l'attivazione in modo molto rapido di meccanismi di protezione. Se vediamo che una vittima è ad alto livello di rischio, allora le offriamo un sistema di allarme che porta con sé e consente di innalzare il livello di vigilanza delle stazioni di polizia. L'idea era mettere in campo tutto ciò che possiamo fare per evitare che ci sia una vittima in più, perché ogni vittima in più è una vittima di troppo. Prima di tornare in Europa e in Italia, facciamo un salto oltreoceano per capire come funzionano le cose in America. Ce ne parla Benedetta. Intanto negli Stati Uniti la definizione di violenza domestica comprende gli abusi in ambito familiare sulle donne, ma anche gli uomini e i bambini. Il femminicidio è purtroppo un fenomeno molto diffuso, se si pensa che il 70% di questo tipo di delitti nei paesi ad alto reddito avviene negli Stati Uniti. Abbiamo chiesto a Ruth Glenn, presidente e CEO della National Coalition Against Domestic Violence, una delle principali organizzazioni americane che combattono la violenza domestica, e lei stessa sopravvissuta a 13 anni di abusi da parte del marito, di parlarci di questa epidemia in America. Someone coined the phrase probably about 6 years ago, that it's a public health crisis. Qualcuno 6 anni fa ha coniato la frase «la violenza domestica è una crisi nazionale». Sono completamente d'accordo con questo e quello che mi preoccupa di più è l'aumento della mortalità. Sempre più persone, soprattutto donne, muoiono a causa della violenza domestica. Dal nostro punto di osservazione, il tasso di mortalità è schizzato. Millions of people every year who are experiencing domestic. Sappiamo che milioni di persone ogni anno sono vittime di violenza domestica, ma non parliamo abbastanza dell'impatto sulla comunità, delle dinamiche, del perché una persona ha questo bisogno di controllo così forte su un'altra. But we just don't talk about it enough. Non ne parliamo abbastanza ed è una crisi nazionale. Se guardiamo alle statistiche, è, come dice Glenn, una vera e propria epidemia silenziosa. Una donna su 3 e un uomo su 4 sono stati vittima di violenza fisica da parte di un partner nel corso della loro vita. Ogni minuto, negli Stati Uniti, circa 20 persone vengono abusate da un partner, per un totale di 10 milioni di persone l'anno. Numeri inquietanti, ai quali si aggiungono i 126 morti l'anno per violenza domestica e il dato sulla presenza delle armi in una casa che aumenta il rischio di essere uccise o uccisi del 500%. Le operatrici della National Coalition ci spiegano inoltre che in un giorno qualsiasi il numero nazionale contro la violenza riceve circa 20.000 chiamate e che l'età media delle donne abusate dai partner è molto bassa, tra i 18 e i 24 anni.
Tra le più colpite, sempre secondo i dati dell'associazione, ci sono le native americane e le donne dell'Alaska. Pensate che le native hanno 3 volte più probabilità di subire violenza sessuale rispetto a qualsiasi altro gruppo etnico negli Stati Uniti, e oltre la metà ha dichiarato di averla subita. In alcune riserve, qui in America, il tasso di omicidi delle native è 10 volte superiore a quello del resto della nazione. E i bambini, sia delle native americane che delle donne dell'Alaska, soffrono del disturbo da stress post-traumatico con la stessa frequenza dei veterani delle guerre in Iraq e in Afghanistan. Quando si tratta di giurisdizioni o di punire i crimini di violenza sessuale, c'è una grande confusione. Intanto non si ha la certezza che il reato subito sarà trattato penalmente o civilmente. E questo è uno dei motivi per cui le vittime hanno paura di farsi avanti. Tutte queste procedure non sono standard, ma cambiano da stato a stato. Per punire la violenza o l'omicidio domestico non ci sono leggi federali specifiche. Quei reati vengono giudicati con le stesse misure che si applicano alle aggressioni in genere. Tuttavia, la maggior parte degli stati ha emanato leggi che prendono di mira in particolare la violenza domestica. Vista la vasta diffusione di armi negli Stati Uniti, inoltre, nel 1996 è stato emanato il Domestic Violence Offender Gun Ban, una legge federale che vieta il possesso di armi da fuoco e munizioni a individui condannati per reati minori di violenza domestica o sottoposti a un ordine restrittivo per abusi. Quanto alla diffusione di questa piaga, secondo i dati dell'associazione, lo stato più colpito è l'Oklahoma, dove il 49,1% delle donne e il 40,7% degli uomini subisce violenza domestica nella loro vita, incluse aggressioni fisiche, stupri e stalking. All'ultimo posto c'è il North Dakota, con una percentuale del 29,7%. Torniamo in Europa, dove la Presidente della Commissione europea ha provato per 3 anni ad approvare una norma che uniformasse le leggi degli Stati membri. Il regolamento contro la violenza nei confronti delle donne alla fine è passato nel febbraio scorso, ma come vi abbiamo raccontato nella prima puntata di Frida, non ha raggiunto l'obiettivo. Ogni Stato continua ad andare per la sua strada ed è complicato anche solo raccogliere dei dati organici. Ci ha provato Valentina. E in effetti, se pensiamo ai numeri, la violenza di genere è un buco nero in Europa. I dati a volte mancano, sono difficilmente comparabili e spesso non sono aggiornati. Eurostat rileva 6.593 omicidi volontari di donne in Europa tra il 2011 e il 2021, di cui 4.208 compiuti da partner e 2.385 da familiari. Le cifre però, anche in questo caso, riguardano 20 paesi sui 27 membri dell'Unione Europea. E raccogliendo i dati nazionali più recenti emerge che nel 2023 in Italia si sono verificati 120 casi di femminicidio, in Germania 193, in Francia 94, in Spagna 56 e in Belgio 25. L'Ufficio di Statistica Europeo nel 2021 parlava di una media di circa 4 donne uccise ogni giorno in tutta Europa. Ma dove vengono commessi questi femminicidi? Ce ne parla Erika. La violenza di genere riguarda paesi anche molto diversi tra loro dal punto di vista sociale, culturale, dell'emancipazione femminile. Nostra ospite è Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna, associazione che in Italia gestisce il numero nazionale antiviolenza 1522 e numerosi centri di accoglienza e case rifugio. A lei chiediamo se c'è una causa comune dietro a questa trasversalità della violenza di genere. Assolutamente sì, la violenza maschile contro le donne è la diretta conseguenza della costruzione dei sistemi globali secondo una disparità totale di potere in cui sino a pochissimi anni fa appunto l'uomo deteneva la unicità della soggettività appunto di diritto. Noi donne abbiamo con la lotta conquistato, c'è chi è arrivato prima, ovviamente l'Inghilterra pensiamo, ma anche appunto altri paesi europei, chi è arrivato dopo, ricordiamo insomma adesso c'è stato questo straordinario film che ce lo ha ricordato molto bene, c'è cioè ancora domani le donne hanno
avuto il diritto di voto in Italia solo nel 1946 con il referendum monarchia repubblica, ma poi abbiamo dovuto lottare tantissimo per avere altri diritti. Sino al 1975 le donne non avevano nessun diritto in famiglia in Italia, anzi potevano essere corrette fisicamente dall'unico detentore di potere e diritti all'interno della famiglia, che era l'uomo, quindi c'era una normalizzazione della violenza. Analizzando più nel dettaglio i dati dei femminicidi, in Italia e in Europa, cosa vediamo? Abbiamo numeri simili tra i paesi? Non è vero che noi abbiamo uno stesso numero di femminicidi per tutta Europa. Devo dire che purtroppo l'Italia è uno dei paesi che ha il numero più alto, che oscilla tra 120 e 130 femminicidi l'anno. Ci sono molti paesi del nord Europa, ma altri paesi, anche la Spagna, che stanno diminuendo tantissimo i numeri di femminicidio con degli interventi molto efficaci di contrasto ai femminicidi. La Spagna sta lavorando tantissimo, ha messo un budget altissimo per il Piano Nazionale Antiviolenza. Quanto è diffuso in Spagna il braccialetto elettronico? È molto, molto, molto diffuso. Lo applicano in maniera molto più diffusa rispetto all'Italia e soprattutto hanno una tecnologia dei braccialetti elettronici super avanzata ed hanno un controllo dei braccialetti elettronici che è monitorato costantemente 24 ore su 24 da un'agenzia esterna alle forze dell'ordine che è dedicata esclusivamente a questo. Quindi questo significa che, ad esempio, noi che sappiamo bene quanto è complicato per le forze dell'ordine, no? Che non sono mai in numero sufficiente, che possono non esserci le volanti e quant'altro. Quanto è complesso che loro debbano monitorare i braccialetti elettronici o anche che questi braccialetti elettronici effettivamente siano funzionanti. Noi Certo. utilizziamo ancora una tecnologia molto arretrata e quindi ecco, su questo speriamo di poter avanzare. I numeri sulla violenza di genere nei vari paesi vanno analizzati, letti e confrontati con attenzione. Perché? A volte ci può capitare di vedere un numero molto alto di donne vittime di violenza nei dati statistici di un paese. Quello non deve essere un numero che ci porta a pensare che in quel paese c'è tanta violenza. Quello è un numero che ci deve portare a pensare che in quel paese molto probabilmente si è lavorato molto bene per un'emersione della violenza. Noi in Italia, infatti, abbiamo dei numeri che sembrano corrispondere appunto all'intera Europa, ma in realtà le donne che chiedono aiuto o alle forze dell'ordine o ai centri antiviolenza e poi alle forze dell'ordine sono solo un 10%. Il 90% delle situazioni appunto di maltrattamento in famiglia o comunque di violenza nelle relazioni intime anche da parte di ex partner sono al 90% sommerse. Questo riguarda anche i femminicidi? Allora, su questo ovviamente ci sono tante posizioni diverse, noi come Differenza Donna, quindi come esperte su questo tema diciamo ovviamente sì, ci sono tante situazioni appunto di donne che non sono conteggiate come femminicidi e che invece sono veri e propri femminicidi. In Italia il femminicidio di Giulia Cecchettin ha colpito l'opinione pubblica in maniera determinante. Va detto che ha anche portato con sé la strage infinita di tutte le donne uccise. Cos'è accaduto? Il femminicidio di Giulia Cecchettin ha proprio rappresentato un prima e un dopo ed è stato molto importante sentire anche gli audio di Giulia rispetto alla stress che subiva nel periodo precedente alla sua uccisione. Questo femminicidio ha dimostrato come una ragazza così in gamba, così capace, che si stava laureando in ingegneria, in una ambiente sicuramente non degradato, anzi con un padre così presente, anche così capace e una sorella così in grado anche di impedire subito che si spostasse su un'analisi del privato, ma si è spostato subito su un'analisi pubblica, politica, collettiva. Ecco, il femminicidio di Giulia Cecchettin e i suoi audio hanno dimostrato che nelle relazioni anche tra giovanissimi e nelle relazioni anche dove non ci sono state una violenza fisica, la violenza psicologica, così come è stata agita Su Giulia. contro
Giulia Cecchettin ha portato a un femminicidio. Questo ha portato tantissime giovani donne a contattare il 1522, i centri antiviolenza, e quindi tutti i centri antiviolenza d'Italia stiamo avendo un aumento di contatti. Perché le giovanissime e anche i genitori, i padri e le madri Sì. delle giovanissime, si sono rese conto che c'è un pericolo, cioè le italiane e gli italiani hanno sentito quel pericolo, quella tragedia, come un pericolo sulla loro pelle. Come vive il tema della violenza di genere e l'opinione pubblica in Europa? In maniera assolutamente proporzionale all'emersione del fenomeno. I paesi che sono più reattivi e che quindi sono più attenti all'immediato contrasto della violenza maschile contro le donne sono i paesi in cui la violenza emerge di più, le misure sono più solide, il contrasto è più importante. E ovviamente in questo periodo l'esempio del Belgio e l'esempio della Spagna sono due esempi eccellenti. Proprio in Spagna, di recente, un caso di violenza ha scosso tutto il paese. Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato travolto dallo scandalo in seguito al bacio in bocca dato alla campionessa del mondo Jenny Hermoso. Rubiales, inizialmente, ha fatto resistenza. Alla fine, spinto dalle pressioni da più parti, è stato costretto a dimettersi. È stato squalificato per 3 anni dalla FIFA, andrà anche a processo. La reazione è stata sia dei ministri e delle ministre del governo spagnolo, sia dell'opposizione dello stesso Parlamento, sia dell'opinione pubblica. Allora, quando si vede una reazione così forte, si capisce che quel paese ha raggiunto una sensibilizzazione dell'opinione pubblica talmente alta per cui a un atto di violenza si risponde in maniera univoca. E in Italia come ci rapportiamo alla violenza di genere? Noi in Italia a volte troppo spesso ancora affrontiamo i temi della violenza maschile contro le donne come se fosse un'opinione personale. Noi non siamo più nel periodo dell'opinione personale, nei diritti umani non ci sono opinioni personali, nei diritti umani c'è una misurazione scientifica di che cos'è un fenomeno che è ormai scritto in tutti i documenti più importanti dei più importanti organismi internazionali per i diritti umani. Noi non dovremmo avere queste incertezze, ma avere una lucidità. Per raggiungere questa lucidità collettiva, formazione, formazione, formazione. Quanto servirebbe anche in Italia inserire la fattispecie di reato di femminicidio nella legislazione? Allora, sicuramente noi non abbiamo il reato specifico di femminicidio. E noi sappiamo che i reati specifici possono servire a un avanzamento anche culturale. In realtà, noi dovremmo migliorare, nel senso che noi dovremmo fare in modo che tutte le leggi che appunto abbiamo avuto, che sono leggi meravigliose, debbano però essere supportate da tanti fondi. Le leggi a budget zero lasciano un po' il tempo che trovano. Una buona legge, accompagnata da un'importante campagna di sensibilizzazione, è in grado di cambiare anche la società e il comun sentire. È il percorso più difficile, ma non è impossibile. Lo dimostra quello che è successo in Spagna. Ed è proprio con le parole del premier spagnolo Pedro Sánchez, pronunciate l'8 marzo scorso dopo aver illustrato la nuova legge contro la violenza di genere, che ci piace chiudere questa puntata. Avanzare in femminismo è avanzare in democrazia. Fare un passo avanti sul femminismo, ha detto, vuol dire fare un passo avanti nella democrazia.